siamo alla seconda puntata del Venerdì dal Sindaco edizione estiva e siamo ad Ussò in Val Chisone, un bellissimo borgo. Un borgo che è bello soprattutto da alcuni anni, dopo un intenso lavoro di valorizzazione del centro storico. Un borgo in cui addirittura ci si può venire a sposare, come ci conferma il sindaco Andrea Ferretti. È vero, ma non ci si viene solo a sposare, fortunatamente ci si viene anche a vivere. E ultimamente il segnale molto positivo è quello di giovani che decidono di guardare a questi luoghi non solo come luogo dove sposarsi o dove fare una gita, ma come luoghi in cui vivere e lavorare. Di estrazioni diverse, c'è chi è qui o è tornato qui perché ha un legame di famiglia, oppure chi ha deciso di provare a fare impresa e quindi a elaborare un suo progetto di vita in questo territorio. Tu hai fatto una scelta di vita, aprire la tua bottega qui ad Ussò perché qua ci sono le tue radici. Io ho scelto di tornare qua, che è il posto in cui in realtà sono cresciuta, qua è dove è nata la mia famiglia, dove c'era mia nonna, e quindi ho voluto continuare questa tradizione che un po' si tramanda nel paese. Qua è pieno di artisti e opere d'arte, ma oltre ai murales ci sono tutte le case, i paesaggi che fanno da un bel contorno alla bellezza che si trova già in questo posto. Poi a Ussò la caratteristica è proprio quella dei murales. Oltre ai murales sui muri troviamo anche tante cassettine del gas dipinte, che è un po' la nostra caratteristica, ma oltre a questi anche tanti altri dipinti, parte dei quali sono stati realizzati da me. Tutto questo, sindaco, deriva da un lavoro di valorizzazione durato anni per questo territorio. È un lavoro che appartiene a un percorso di amministrazioni che si sono susseguite negli anni, a partire dalla fine degli anni 90, e che poi è stato portato avanti in modo costante, con una particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione dei luoghi, sia i luoghi fisici delle borgate, così come i luoghi sempre fisici ma più ampi del territorio, dei percorsi escursionistici, la strada della Sieta con le finestre, il territorio dei parchi naturali, e un patrimonio di alta valle che a me piace dire non ha eguali al mondo. Qual è l'accoglienza e l'informazione che il turista trova qui ad Ussò? Intanto il turista trova innanzitutto una borgata molto molto curata. Adesso abbiamo appunto fiori, sia fiori nel pubblico che fiori nelle case private, e poi trova un ufficio turistico attrezzatissimo, e abbiamo tre guide naturalistiche che gestiscono questo ufficio turistico in modo molto molto competente. Questo è un territorio molto accogliente anche per i cicloturisti, per coloro che utilizzano le bici tradizionali e quelle a pedalata assistita. Qui abbiamo dei bellissimi percorsi, sia per la bici sia a piedi. Sono stati studiati 14 percorsi. Con la bici ci sono itinerari favolosi, dalla strada della Sietta al Colle delle Finestre, che sono comunque percorsi molto conosciuti. La fortuna di Ussò è stata quella di aver trovato dei giovani che credono nel territorio. Abbiamo visto l'esempio di una pittrice, ora vediamo l'esempio di un imprenditore, di una persona che ha scelto di installarsi qui al Pian dell'Alpe e offrire una ristorazione, ma non solo, un'accoglienza turistica certamente non tradizionale. Ce lo spiega. L'obiettivo principale è quello di portare un po' più di giovani in montagna, di far conoscere la montagna in quanto punto fondamentale da rispettare come ambiente naturale. E, abbiamo instaurato una serie di collaborazioni con Legambiente di Circolo di Pinerolo, e in particolare anche è nostra intenzione migliorare l'aspetto del pianoro facendo partire una serie di campi e di iniziative gestite dagli scout del Piemonte. Un invito da parte di tutta la comunità di Ussò e delle sue borgate a tutti i cittadini di Torino, della città metropolitana, a venirci a trovare, a farci visita, una giornata, un weekend, una settimana, per scoprire le bellezze dei nostri piccoli borghi e del territorio di Alta Valle.